Sulmona è stata una delle sedi sotto i riflettori dell'atletica leggera italiana. La città ovidiana ha ospitato sabato e domenica la finale nazionale A, argento allievi under 18, dei campionati di società su pista. Presenti oltre 350 atleti in rappresentanza di 24 squadre, 12 maschili e 12 femminili. Per l'Abruzzo presente l'atletica Gran Sasso Teramo. Una grandissima manifestazione organizzata in maniera impeccabile come sempre dalla società presieduta dal professor Carrozza. Atleti che nonostante sono giovani, nonostante arrivino a fine stagione, hanno onorato in maniera incredibile questa manifestazione. Una manifestazione di prestigio per l'Abruzzo. Sì, intanto dobbiamo ringraziare la società del professor Carrozza che ogni anno organizza un campionato italiano. Questo significa un ottimo connubio anche con l'amministrazione locale e regionale. E ogni anno proviamo a portare almeno due grandi manifestazioni, ci stiamo riuscendo, in questo quadriennio abbiamo fatto tantissimo, ma miglioreremo sicuramente nei prossimi anni. Avere qui i campionati nazionali allievi è una cosa molto importante perché da sempre riteniamo che turismo e sport siano un binomio perfetto. In questi giorni Sulmona è piena di gente, ci sono tantissime squadre da tutta Italia, delle tifoserie fantastiche, quindi si sente, per cui sicuramente un bilancio assolutamente positivo di questo evento. Per questo evento possiamo dire che innanzitutto siamo grati alla SD Serafini che è riuscita a portare a Sulmona un evento così importante. Ci sono centinaia di atleti che arrivano da tutta Italia che ci permettono di far conoscere la nostra città al di fuori del territorio, e diciamo che lo sport in questa situazione ci sta permettendo di crescere, di far capire come anche in queste situazioni riusciamo ad unire diverse persone, ad unire tanti ragazzi, a fare collettività, e lo sport deve essere questo, lo sport deve essere unione, collettività, ci deve permettere di bypassare, di superare tutte le barriere che ci sono e che vanno anche oltre lo sport. L'organizzazione della manifestazione è stata curata dalla società Amatori Serafini. Lo stadio Peligno è ormai una sede collaudata per eventi di atletica di livello nazionale. Sono 28 anni ormai che organizziamo in questa città e su questo impianto tutte le manifestazioni più importanti della federazione, a cominciare dai campionati italiani cadetti fatti nel 2015, alla finale oro sempre di società, finale argento, finale bronzo, che sono i tre eventi più importanti in senso assoluto, perché mentre questa manifestazione ha visto all'opera gli allievi, nelle finali oro, argento e bronzo ci sono gli assoluti, cioè i migliori atleti d'Italia.